Bentornati a Salutaria Focus. Stiamo in questa puntata parlando con i nostri ospiti, il dottor Marco Ardigò, anestesista, e il dottor Alessandro Russo, odontoiatra, dei vantaggi di praticare una seduta odontoiatrica con l'ausilio, con la collaborazione della sedoanalgesia o della sedazione cosciente. Ecco, chiederei al dottor Ardigò di riassumerci un pochettino quali sono i vantaggi per il paziente di affrontare una seduta odontoiatrica con la sedoanalgesia. I vantaggi che riguardano l'aspetto generale della conduzione dell'intervento, quindi non solo il tempo intraoperativo, ma anche quello della convalescenza e della guarigione, sono molto più significativi di quanto si supponga. E questo, oltre che essere un'evidenza in tutte le nostre esperienze cliniche, certo, è diventato un dato scientifico a partire dagli anni 90, quando avvenne sostanzialmente una rivoluzione in questo campo, cioè ci si accorse che misurando molte sostanze a livello plasmatico e ematico, in particolare gli ormoni e sostanze derivate, ci si accorse che l'aspetto emotivo si trasforma in pratica in secrezioni endogene, certo, endocrine, che vanno a modificare il metabolismo e quindi, in particolare per l'argomento di cui stiamo parlando, vanno a modificare i processi di infiammazione, di guarigione, di controllo delle infezioni, senza contare poi anche i processi della sensazione soggettiva. Quindi, per rispondere alla domanda, sì, più praticamente, la eliminazione dell'ansia, della paura, delle fobie, con tutte quelle tensioni emotive che si vengono a creare, l'eliminazione di tutto questo modifica radicalmente le secrezioni endocrine e quindi il metabolismo che prepara i processi di guarigione, quindi riducendo il gonfiore, riducendo il dolore, accelerando i processi di guarigione e di guarigione tissutale e tutto quello che naturalmente necessita. Beh, questo è molto importante, per cui oltre ad avere una seduta molto rilassante, quindi con senza ansia, abbiamo poi anche dei vantaggi nel post-operatorio, nella guarigione, nella migliore guarigione dei tessuti. Ecco, al dottor Russo chiederei questo: è diventato quasi un obbligo deontologico per l'odontoiatra non, diciamo, rendere la seduta odontoiatrica confortevole per il paziente, perché alla fine, oggi come oggi, gli unici rischi che si possono avere in uno studio odontoiatrico sono quelli dovuti appunto all'ansia, ad una reattività dovuta ad una situazione in cui gli ormoni dello stress, diciamo, alterano la normale reazione del paziente a tal punto da poterlo mettere un po' a rischio. Quindi, diciamo, la sedazione cosciente ci dà all'odontoiatra una garanzia anche di benessere del paziente che ci evita eventuali rischi. Ecco, allora abbiamo visto quali sono i vantaggi per il paziente, ma ci sono dei vantaggi anche per l'operatore, perché chiaramente lavorare con un paziente molto rilassato, ecco, cosa dice il dottor Russo? Ma assolutamente sì, lei sa che io mi occupo prevalentemente di chirurgia e la mia attività è incentrata su interventi chirurgici che sottopongono i pazienti generalmente allo stress. Certo. Lavorare per me in stretta collaborazione con l'anestesista, da quando questa pratica è diventata la nostra quotidianità, non nego che la mia vita si è semplificata molto, certo, e che il successo nei confronti dei pazienti è totale, certo, perché una volta che garantiamo un intervento che venga fatto in pulizia e con assolutamente tutti gli accorgimenti chirurgici del caso, lavorando con il paziente sedato si possono ovviamente compiere degli interventi molto lunghi e molto stressanti senza che questo se ne renda minimamente conto. E con una maggiore efficienza. Maggiore efficienza, io lo dico con molto entusiasmo questo, perché effettivamente abbiamo un grande riscontro, i pazienti ci ringraziano, sono scettici inizialmente quando si viene proposto questo tipo di ausilio, certo, questo tipo di servizio, ma poi dopo la seduta chirurgica ci ringraziano perché sono stupiti e meravigliati di come abbiano potuto subire un intervento così complesso in totale serenità. Ecco, a questo proposito vogliamo sentire una testimonianza da parte di un paziente. Ecco, vedi, una certa età i denti hanno fatto i capricci, diciamo,
carie, avevo carie, ponti e via dicendo. Avevo un dentista che però non era attrezzato, diciamo, per fare un lavoro radicale. Mi sono informato, ho fatto anche dei confronti con gente che aveva già fatto il mio lavoro, però non ero tanto soddisfatto della verità, erano andati all'estero, in Jugoslavia, dopo averne fatto qualcuno anche, i lavori erano stati fatti dentisti locali, italiani diciamo, però non è che mi piacesse tanto il risultato. E fatalità, così parlando, un'amica di mia moglie, una signora, dice: guarda che io sono stata alla clinica dentale, e lì da quello è sorto, che dico, ma sono stanco di fare i rattoppi ai denti, e sono venuto nella vostra clinica, e ho fatto il preventivo, ho fatto tutto quello che dovevo fare, le visite, le radiografie, e mi sono convinto, insomma, ero partito per fare la parte inferiore, dopodiché la parte superiore mi hanno dato un anno e mezzo di vita, diciamo, di denti, così ho deciso di fare completamente sotto e sopra. Sono state 5-6 ore di operazione, io ero sedato, ad ogni modo dopo è stato un grande soddisfazione, perché adesso mangio bene, che forse non ho mai mangiato bene in vita mia. Ecco, dopo 2 giorni che mi hanno levato quei pochi di denti che avevo in bocca, dopo 2 giorni avevo i denti miei, diciamo che sono soddisfatto, perché ho risolto un problema grosso, ecco, diciamo che da quando ho i denti non miei, diciamo, però sono contento perché adesso mangio meglio e mi trovo benissimo. Ecco, allora abbiamo visto, dottor Ardigò, che il paziente che deve essere sottoposto ad un intervento molto lungo di chirurgia odontoiatrica beneficia molto volentieri della sedoanalgesia. Ma quali sono le altre categorie di pazienti che possono avere un beneficio dalla sedazione cosciente? Allora, ci sono categorie di pazienti e comunque condizioni. Globalmente in medicina questo si chiama indicazione, cioè quelle condizioni che consigliano o necessitano dell'applicazione di una certa metodica terapeutica. Le indicazioni alla sedazione in campo odontoiatrico sono diverse, e non solo e non sempre di tipo strettamente medico. Quindi innanzitutto un paziente ansioso, indipendentemente da quale sia l'intervento cui deve essere sottoposto, possono essere anche interventi di odontoiatria conservativa, endodonzia, eccetera. Questo è molto importante. Ecco. Questo, cioè, assolutamente. Non necessariamente il paziente che può beneficiare della sedoanalgesia deve essere un paziente che deve fare una chirurgia. Anche no, assolutamente un, no. Un paziente un po' ansioso può beneficiare anche se deve fare una semplice operazione. Assolutamente. Ecco, e c'è una specie di correlazione inversa, cioè tanto maggiore è l'ansia, certo, tanto minore è la soglia di tollerabilità e quindi, certo, la giustificabilità, diciamo, della metodica. Poi, e questa è una indicazione che riguarda il paziente, cioè la condizione emotiva del paziente. Certo. Poi ci sono invece indicazioni che riguardano il tipo di intervento, quindi principalmente interventi di chirurgia endorale, implantologia e derivati. Perché? Per una serie di motivi che adesso non posso e non voglio analizzare in maniera specifica, però sono legati comunque alla cruenza, all'invasività e anche alla durata della, certo, procedura. Certo. Terza indicazione riguarda la durata, appunto, della procedura stessa, indipendentemente dalla qualificazione che ha. Dal tipo di procedura. Chiaramente un paziente che deve obbligatoriamente stare fermo con la bocca aperta per 2, 3, 4, 5 ore sulla poltrona, capite che anche un paziente meglio preparato a un certo punto va incontro a stanchezza, per non dire insofferenza. La quarta indicazione riguarda quella serie di pazienti che sono cognitivamente immaturi, quindi tipicamente i bambini al di sotto di una certa età, è un'età cerniera intorno, che possiamo identificare intorno ai 5-6 anni, cioè, e poi naturalmente le disabilità cognitive, quindi oligofrenie, autismo e altre forme di inabilità.
comprese anche le demenze senili, certo, demenze di Alzheimer, eccetera. Cioè tutti quei pazienti che per queste forme di immaturità cognitiva non sono in grado di finalizzare l'atto e quindi la propria posizione, la propria collaborazione e quindi vanno sottoposti a un trattamento farmacologico. Certo. Su questo ci fermiamo per qualche istante, dando la linea alla regia, e continueremo subito dopo per parlare di sedazione cosciente nell'uso che se ne fa in odontoiatria. A fra poco. Clinica Dentale è una realtà consolidata sul territorio nazionale. Avere delle grandi strutture interconnesse è il nostro must. A partire dalla sua fondazione, si è pensato a un'organizzazione capace di fornire servizi a 360 gradi nel campo della odontoiatria e specialità affini. Non solo cure, ma servizi costruiti attorno alla persona. Sempre più le nostre cliniche tenderanno a distanziarsi dal concetto tradizionale di studio dentistico, perché abbiamo i migliori professionisti con le tecnologie più aggiornate, perché ogni caso viene discusso in equipe e trattato da specialisti, perché puoi usufruire di anestesisti per rendere la tua seduta un'esperienza piacevole, perché se vuoi finire tutto in giornata, siamo convenzionati con alberghi e ristoranti, perché siamo attenti alla tua integrità attraverso sistemi di sterilizzazione unici nel nostro settore, perché il nostro call center ti ricorderà la scadenza dei richiami e potrai scegliere la sede più vicina a te, perché ti siamo vicini economicamente, non solo nei pagamenti, perché il risparmio è derivato dallo studio dei processi e non fatto sulla qualità dei prodotti, perché scegliendo noi mantieni posti di lavoro in Italia, perché siamo aperti anche quando gli altri sono in vacanza, perché abbiamo fondato una scuola. Se sei unico, non ci sono docenti che te lo possano insegnare. Perché ti aspettiamo quando finisce il tuo turno di lavoro. Perché teniamo al tuo tempo e alla qualità del tuo tempo, con la puntualità e i servizi. Perché i tuoi bambini si sentiranno a casa. Perché siamo abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale, Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Eccoci rientrati in studio a salutare a Focus. Stiamo trattando oggi dell'argomento che riguarda la seduta odontoiatrica associata alla sedoanalgesia o alla sedazione cosciente. Siamo qui con il dottor Marco Ardigò, anestesista, il dottor Alessandro Russo, odontoiatra. Ecco, avevamo prima elencato quali sono le fasce, i pazienti che possono beneficiare della sedazione cosciente. Abbiamo parlato anche dei bambini e di pazienti con diversa abilità. Ecco, con i bambini qual è l'approccio che consente di fare una analgesia cosciente? L'approccio con i bambini è leggermente diverso rispetto a quello che utilizziamo con l'adulto, per il motivo che si intuisce legato al fatto che il bambino, pur tranquillizzato dagli sedativi, non è in grado di finalizzare i propri comportamenti, quindi anche tranquillo si muoverebbe, non sarebbe collaborativo, non sarebbe immobile, e questo impedirebbe naturalmente all'odontoiatra di svolgere il proprio intervento. Quindi dobbiamo fare un passo in più, togliere la coscienza e rendere quindi il bambino dormiente, diciamo così, e ovviamente immobile. E questa condizione permette all'operatore di svolgere rapidamente in maniera efficiente ciò che deve fare. Che differenza c'è tra questo sonno indotto dai farmaci e il sonno fisiologico che conduce nel proprio lettino?
La differenza è che il sonno indotto dai farmaci non è risvegliabile, quindi anche una stimolazione, una chiamata, persino il dolore, non determina il risveglio della coscienza del bimbo. Questo naturalmente garantisce l'immobilità durante tutto l'intervento, indipendentemente dalle stimolazioni ambientali che avvengano. Certo, la respirazione comunque è... La respirazione è assolutamente conservata e funzionalmente sufficiente. Ci possono essere delle fasi, soprattutto quelle iniziali, in cui la respirazione deve essere aiutata temporaneamente, certo, per qualche istante o per due o tre minuti, e questo è il nostro mestiere e lo facciamo volentieri. E con pazienti diversamente abili l'approccio com'è? L'approccio è simile e per motivi simili, anche se naturalmente un bambino e un paziente affetto da incompetenza cognitiva hanno delle differenze ovvie, ma hanno anche qualcosa in comune, cioè quello che hanno in comune è appunto l'incapacità di finalizzare l'atto. Certo. E quindi in entrambe le categorie di pazienti l'approccio è simile, anche se poi variano alcune questioni tecniche. Ecco, la sedazione cosciente consente anche di avere un miglior controllo nello stato generale del paziente che si deve sottoporre ad una seduta odontoiatrica quando questo paziente ha dei problemi di salute particolari, i cosiddetti pazienti a rischio. Ecco, possono essere sottoposti ad un trattamento odontoiatrico. In che maniera beneficiano della sedazione cosciente? Certo, c'è un beneficio particolare che riguarda i pazienti di cui parlava lei adesso, cioè sono pazienti che sono affetti per una loro storia clinica da patologie importanti per quanto attiene la reazione allo stress, in particolare mi riferisco alle coronaropatie, cioè alle cardiopatie coronariche o ad altre forme non rare. Certo. Queste condizioni sono fragili nei confronti degli stress psichici o fisici che avvengono nella vita quotidiana. L'intervento odontoiatrico può rappresentare uno stress anche abbastanza violento, che naturalmente parte dall'aspetto e dal meccanismo psichico, è evidente che non è uno stress fisico in senso stretto, e questa cosa può determinare un peggioramento acuto delle condizioni cardiologiche coronariche del paziente, di fronte al quale ci possono trovare anche delle difficoltà. La presenza dell'anestesista, oltre che sorvegliare le funzioni vitali del paziente, permette anche di prevenirne i peggioramenti. Certo, e quindi di eliminare o di contenere gli effetti dello stress sulla patologia generale di cui soffre il paziente. Ecco, dottor Russo, quindi per il paziente il fatto di sottoporsi ad un intervento odontoiatrico molto lungo, che però consenta di risolvere più sedute, magari in unica seduta, quali vantaggi dà? Il vantaggio certo di natura farmacologica, cioè di poter assumere farmaci che vengono generalmente fatti assumere preoperatoriamente e postoperatoriamente una volta soltanto. E poi ci sono dei vantaggi di natura familiare e lavorativa per il paziente che non sono, spesso non si riflette sulla gestione anche e il disagio che provoca recarsi in studio e fare degli interventi invalidanti, perché ovviamente sì, anche se per brevissimo tempo si può compromettere l'estetica. Ovviamente concentrare gli interventi in un unico appuntamento a persone che sono professionalmente molto attive, socialmente molto attive, come dirigenti, come direttori di banca, come, e ne abbiamo tantissimi, consente di concentrare le terapie in un unico momento e di rimetterli in pista dopo pochi giorni. E quindi anche ovviamente assenze da lavoro più limitate, anche una morbidità successiva all'intervento subita una volta sola. Ma adesso, indipendentemente dal tipo di intervento, è proprio grazie alla sedazione che il paziente, avendo un post-operatorio così soft, così ben accettato, può ritornare, non dico immediatamente a lavorare, ma anche a fronte di grandi interventi che comprendono, magari implicano un intervento su entrambe le arcate sopra e sotto l'implantologia, possono ritornare a distanza di pochi giorni a lavorare e a condurre una vita assolutamente normale.
E quindi insomma possiamo dire che il paziente, anche già sapendo di poter usufruire di una prestazione ausiliaria così importante, ecco, già lì ha un primo relax, ecco, può stare tranquillo di poter affrontare una seduta odontoiatrica potendo contare su questo ausilio molto importante. Durante l'intervento appunto la sedazione cosciente elimina ogni ansia, e poi abbiamo dei vantaggi anche nel post intervento, nella riduzione della reattività infiammatoria, della gonfiore, della lunghezza dei tempi di guarigione. Quindi diciamo che è una metodica assolutamente consigliabile. E quanto è diffusa questa collaborazione, dottor Ardigò, con gli odontoiatri? La collaborazione era praticamente assente fino al 2001-2002. Non perché sostanzialmente ci dimenticassimo della disciplina odontoiatrica noi anestesisti, ma perché affinché si potesse e si possa oggi compiere questo atto anestesiologico non in una sala operatoria tipica come è quella degli ospedali, ma certo, fuori da una sala operatoria, abbiamo avuto bisogno di una maturazione tecnologica e di una crescita farmacologica che ci consentisse che cosa? Ci consentisse primo di miniaturizzare le attrezzature di sala operatoria in modo da poterle montare e utilizzare in uno studio odontoiatrico, e oggi è possibile. Secondo, poter disporre di farmaci che siano al tempo stesso potenti in termini di effetto, sicuri in termini di effetti collaterali e contemporaneamente anche di rapido smaltimento, di rapida eliminazione metabolica, per cui il paziente deve essere in grado alla fine dell'intervento di alzarsi sui due piedi e essere dimesso dal poliambulatorio, cosa che invece può non essere in una clinica o in un ospedale. Certo. In sostanza, quindi, la dimissibilità immediata richiede delle caratteristiche farmacologiche che fino a 10 anni fa non esistevano. Da quel momento si sono diffuse queste metodiche in maniera, diciamo, non esponenziale ancora, ma certamente lineare. Certo. E quindi insomma adesso la tecnologia e il progresso dei farmaci stessi consentono di poterne beneficiare, di usufruirne. E quindi, dottor Russo, la percezione che lei ha del paziente che ha fatto un intervento sotto sedoanalgesia, qual è? Che cosa le riportano dopo? Riallacciandomi a quello che diceva poc'anzi il collega, la raffinatezza che si è raggiunta nella farmacologia consente addirittura di avere una forma di amnesia retrograda, è un vantaggio relativo ovviamente, però aumenta di molto il comfort e la sensazione che il paziente poi riferisce in seconda battuta. Quindi non c'è insomma un brutto ricordo della seduta odontoiatrica, e quindi il comfort consiste anche in questo, nel lungo termine, nel lungo periodo, di avere un ricordo positivo. Ecco, direi quindi che insomma si auspica che la sedoanalgesia unita alle prestazioni odontoiatriche particolari, come abbiamo visto sentito dai nostri esperti, sia auspicabilmente sempre più utilizzata. Questo nel vantaggio dei pazienti, ovviamente in prima battuta, degli operatori, della buona riuscita dell'intervento. Ecco, a proposito poi della efficacia che il paziente si può attendere da questa metodica, lo dico a scanso di dubbi e di equivoci: non esiste un paziente non rispondere, cioè non esistono casi che non rispondono all'efficacia e alla potenza di questi sedativi. Tutti i pazienti, il 100% dei pazienti, risolvono il loro problema di ansia o di insofferenze varie. Certo. Attraverso questo tipo di trattamento. Possiamo dire che insomma oggi la tecnica moderna, la scienza medica, anestesiologica, le tecniche ci consentono veramente di poter dire che la paura e l'ansia da odontoiatra, da dentista, possa essere superata. Ecco, questo possiamo dirlo ai nostri telespettatori. Con questo è tutto. Ringrazio i nostri ospiti, il dottor Marco Ardigò, medico specialista in anestesia e rianimazione, grazie di aver partecipato a Salutaria, il dottor Alessandro Russo, odontoiatra, chirurgo orale. Con questo è tutto, saluto i telespettatori e do loro appuntamento a Salutaria Focus. Arrivederci.